Radiobari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, ben ritrovati su Radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo in vostra compagnia ogni giorno per aggiornarvi sugli eventi della settimana. Ormai ci avviciniamo al weekend. Oggi doppia intervista, incominciamo a parlare di un libro di Luigi Bramato, ovviamente un nostro amico, ormai è di casa. Luigi, do il benvenuto anche a Carla Palone, editrice del Gelso Rosso. Parleremo di queste interviste alla città. Tra l'altro l'incontro l'abbiamo inserito nel nostro calendario per questa settimana. Ovviamente parleremo di tutte le nuove voci, insomma, sul futuro della città di Bari, subito dopo gli appuntamenti della settimana. E partiamo proprio da questo giovedì, dal 28 al 1 dicembre, Bari Unplugged. Nel centenario di Albert Camus, le premiere Homme, interpretata da Jean-Paul Chuntou al Teatro Kismet Opera alle ore 21. Il Falstaff di Giuseppe Verdi per la regia di Luca Ronconi al Teatro Petruzzelli alle ore 21. Crossing Trees Live alla Vitta alle 21.30. I concerti delle nazioni presenta la Spagna, Scioville alle ore 21. Intervista alla città, nove voci sul futuro di Bari all'ex Palazzo delle Poste alle 17.30. Mamma Mia, Abba Tribute Band al Birbante alle 21.30. La rassegna Schermi Demoniaci presenta Ombre Ammonitrici di Arthur Robinson, sarà proiettato alle 18. Invece alle 21 ci sarà la proiezione del Golem, Come egli venne al mondo, tutto questo al Cineporto. Presentazione di Spaghetti Paradiso di Niki Persico con Michele Marolla alla Sala San Felice di Giovinazzo alle ore 19. Dal 28 novembre al 6 dicembre, Border Body Mixing Cities International Video Art Photography Installation e Performing Arts Festival a Palazzo Barone Ferrara. Il Vernissage ci sarà alle ore 18, invece la mostra sarà aperta da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Original Version, il cinema in lingua originale, presenta About Me, Questione di Tempo di Richard Curtis al Multicinema Galleria alle 16, alle 18.30 e alle 21. La Per in Giro al Donia Flora alle ore 21. Regent's Factory con Max Boccasile e Carlo Maretti al Bohemien alle ore 22. Appuntamenti per venerdì 29 novembre, omaggio a Camus con la lettura libera di brani scelti dall'opera di Albert Camus alla sede di Allianz alle ore 19. Vinicius de Moraes, tributo allo Sheraton Nicolaus Hotel alle ore 21. Teatro con Ottavia Piccolo in Donna non rieducabile al Teatro Comunale di Modugno alle ore 21. Elio Arcieri Soul Quartet al Tavli alle 21.30. Metropolitan Friday presenta Rosalia de Souza e Stefania Di Pierro in Connection Italia-Brasile al Reset alle 22.30. Gli Yellow presentano in anteprima Lullaby al Teatro Kismet Opera alle 21.30. Bari Unplugged Night con Nicolò Fabi, B2S, Serena Brancale, Carolina Bubbico, più l'after show con DJ Set, tutto questo al Tati Risto Arta alle ore 20.30. E concludiamo la nostra giornata con gli appuntamenti per sabato 30 novembre con Alessandro Siani in Sono in Zona Show al Teatro Team alle ore 21. Dal 30 novembre al 30 dicembre personale di Atos Faccincani allo spazio Mombucca alle 17.30. Leonucci e l'Italia Chamber Opera in concerto al Teatro Petruzzelli alle ore 21. Teatri di Dioniso presenta Lo Stupro di Lucrezia al Teatro Kismet Opera alle ore 21. Luciano and Friends al Cromie. Bari Pop Metro presenta Pushman d'Italia One Man Army al Demo Day alle ore 21.30. Ed infine dal 30 ancora al 1 dicembre Bari Unplugged e Hi-Fi Vintage Show al Central Hotel dalle 16 alle 21. Radiobari.com, persone speciali su Radio Bari. Vi ho risparmiato domenica perché altrimenti saremmo stati qui fino a dopodomani con tutti gli appuntamenti che ci sono. Città viva. È una città vivissima, Bari. Chi viene qui come mio ospite poi se ne rende conto, perché li riuniamo tutti, insomma, dalle mostre alle presentazioni dei libri, come ad esempio quello che avverrà poi questo pomeriggio alle 17.30, interviste alla città. Tra l'altro un appuntamento annuale, voglio dire, per la città di Bari, queste interviste alla città, ecco. Però è la prima volta che insomma viene messo su, viene su pubblicato. Carta, viene pubblicato. La casa editrice è Gelso Rosso, invece. L'arduo compito, insomma, di fare queste nove interviste, di intervistare è stato di Luigi Bramato, insomma, nove voci sul futuro di Bari, sì. No? Bari vista attraverso le parole di nove professionisti. Esatto, io ho voluto selezionare, ovviamente per forza di cose ho dovuto operare una cernita fra le tante personalità presenti a Bari, ma sono partito da queste nuove voci che poi abbracciano un po' il mondo dell'imprenditoria, della chiesa, del giornalismo e dell'università barese per cercare, come dice il presidente Rossito nella prefazione al testo, possibili vie d'uscita dallo stato di disagio, di isolamento e soprattutto per certi versi di arretratezza che caratterizza questo territorio.
Allora, insomma, Bari vista attraverso vari professionisti, no? C'è una Bari universitaria vista da Corrado Petrocelli. Sì, dal già rettore Corrado Petrocelli, che ho avuto l'onore di intervistare e di incontrare. Devo dire che ha tracciato il profilo di una università che, nonostante i tali, nonostante le difficoltà del momento, quindi contingenti, ha saputo comunque traghettare il polo universitario, che è ricco di eccellenze, verso un futuro che ora, con appunto il nuovo rettore Antonio Uricchio, speriamo tutti possa appunto continuare su questa strada. Il professor Petrocelli, ormai non più magnifico rettore, ha parlato un po' ad ampio raggio su quella che è l'università. Io ovviamente, Barbara, sono partito dai centri nevralgici di questa città per individuare, innanzitutto per fotografare, come dire, lo stato in cui noi viviamo, le condizioni in cui noi viviamo. L'università rappresenta un polo importantissimo per la crescita. Si parla spesso di cultura, ma l'università la rappresenta appieno. Io credo che, con le parole di Petrocelli, tutti noi baresi possiamo ritrovarci appunto in questo percorso molto importante, che è appunto culturale, universitario e didattico. E poi si parte con l'intervista ad Oscar Iarussi, che saluto tra l'altro, è un grande abbraccio, è stato un mio professore lui all'università, un grandissimo giornalista tra l'altro. Sì, uno è ovviamente responsabile delle pagine culturali della Gazzetta, anche in questo caso ho avuto il piacere di incontrare proprio lì in redazione, è stata una chiacchierata molto bella, molto importante, e abbiamo fatto un po' il punto della situazione, cioè la cultura di Bari in quali condizioni versa. Ovviamente non anticipiamo nulla, perché lasciamo ai lettori la possibilità appunto di leggere queste pagine, ma Oscar Iarussi mi ha detto una cosa molto importante, tra l'altro anche fondante dello stesso libro, cioè Bari ha bisogno di un nuovo progetto culturale, quindi bisogna trovare questo nuovo progetto, perché il rischio è quello di andare in giro per il mondo con una carta d'identità, come dice Iarussi, falsa. Quindi dobbiamo riproporre e riprodurre un progetto culturale che sappia, anche in questo caso, veicolare la città verso un futuro più radioso. Anche se Bari, devo dire la verità, un po' si sta, no, aprendo a nuovi orizzonti culturali. Beh, no? Sì. Diventa sempre più attiva. I tuoi appuntamenti appunto culturali. Sì, Bari si sta svegliando in qualche modo. A me piace dire che Bari non deve cambiare, ma deve migliorare. Esatto. Secondo me ci stiamo riuscendo, insomma, un po' di tempo, forse 2-3 anni ancora per... Beh, sì, il cambiamento poi deve essere graduale, perché poi i cambiamenti drastici finiscono per essere, insomma, delle mode, quindi esatto, rischiano poi di tramontare presto. Esatto. Invece poi c'è un cambiamento bisogno naturale per un cambio generazionale, insomma. Esatto, quindi, anche e noi siamo alla prova di questo. Soprattutto bisogna impegnarsi anche per insomma le generazioni poi future, ecco, che non stanno messe proprio bene, se vogliamo metterla così. Poi c'è ovviamente l'intervista anche ad un giornalista sportivo, a noi di noto casa. Ecco, di casa c'è anche l'intervista ad Enzo Tamborra, che ha ovviamente visto Bari da un punto di vista, no, sportivo diciamo, soprattutto così, della tifoseria, ecco, esatto, del Bari, dei tantissimi cittadini e dei tantissimi atleti che sono presenti in questa città. Enzo Tamborra ha detto un concetto, ha espresso un concetto molto importante, cioè a Bari c'è tutto, non manca nulla dal punto di vista sportivo, ma non soltanto. Ciò che manca a Bari è il salto di qualità, cioè una classe imprenditoriale che sappia investire sullo, certo, sport, ma non solo sullo sport, anche in questo caso appunto per cercare di arrivare ai massimi livelli, ai massimi traguardi nazionali. Bari oggi è, da tutti i punti di vista, non solo sportivo, ripeto, una città, potremmo considerarla un po' malata, un po' di provincia, non è il capoluogo di regione, con tutte le sue risorse che dovrebbe essere. Esatto. Quindi lì la classe imprenditoriale svolge o dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale. Il problema è che non c'è questa classe imprenditoriale, il problema è che appunto non c'è questo salto di qualità. E tutti noi della generazione, come amo ripetere, degli anni 80, sulla soglia ormai dei 30 anni, si interrogano in maniera piuttosto drammatica: restare o andare via? E se restare, esatto, per far cosa? La classe, esatto, imprenditoriale costituisce una risposta senz'altro a questo interrogativo. E speriamo che la risposta la possano dare davvero. Io vi ringrazio per essere stati qui. Grazie con me. A te. Ricordiamo l'appuntamento. Allora, innanzitutto il libro, insomma, Intervista alla città, lo si può trovare dove? In libreria, in tutte le librerie di Bari, in casa editrice Peso Gelso Rosso, strada Palazzo dell'Intendenza numero 1. Lo diciamo, diamo, sì, tutti i riferimenti. Ovviamente poi ci si può informare anche sul sito. Sì, sul sito, una pagina Facebook. gelsorosso.it, oppure su Facebook, sia Intervista alla città o Gelso Rosso a casa editrice. Perfetto, Intervista alla città, l'appuntamento invece per questo pomeriggio alle 17:30 all'ex Palazzo delle Poste. Sì, abbiamo scelto appositamente questo luogo perché rappresenta un luogo di rinascita. Dopo anni di incuria hanno saputo riordinarlo, riorganizzarlo e, come dire, offrirlo alla cittadinanza in maniera ordinata e fruibile. Quindi è simbolico certamente partire da lì per parlare di Bari, riflettere di Bari. Perfetto, grazie ancora, grazie a voi, a buona giornata e noi ci risentiamo tra poco con un altro punto con.